ragazzi! Cioè, non è possibile! Questo mic è a metà. Come ha fatto Martin Johnson a chiuderlo? Lo va a prendere! E vorrebbe! No, l'ammazzatori! L'ammazzatori! 1, 2 e 3, incredibile, che potenza Mike Emmett. Entrambi gli Emmett quest'oggi vincono, la settimana scorsa invece nelle ultime due settimane hanno fallito entrambi. E beh, arrivano a Elimination Chamber con il vento in poppa questi Emmett, mamma mia che forza, è rimasto sbalordito più che altro dalla vittoria di quest'uomo. E se uomo si parla, guardate qui, Bull Hammer, mamma mia ragazzi, che potenza assurda, ne ho visti di colpi ma come questi nessuno, mamma mia, ma che metà mia, davvero sbalordito. Questo davvero vuole fare le cose in grande stile, ma davvero arrivare in vetta in meno in meno tempo possibile, nel giro di 3-4 mesi, mamma mia, se dicono questo avreste mai già un posto in un match importante, secondo me, o almeno lui avrà un posto in un match importante. Qui c'è Dio Burcheri con Matt Pranzo, attenzione. Mr. Pranzo, how are you? Oh dear, I gotta admit it, your idea satisfied me. Mr. Pranzo, my salvation show is not going to let you down, even if I didn't understand what your announcement would be. May you explain it? It's a big surprise, Dan. I'm sure you will appreciate it. Okay, okay, of course. I wish you the best. Si tratterà dunque di una sorpresa. E beh, ma Pranzo sta preparando qualcosa di molto grosso in vista di Elimination Chamber, in vista del Salvation Show di Drew Burcheri. Beh ragazzi, siamo pronti dunque per il nostro main event. Abbiamo ascoltato le parole di Matt Pranzo. Una sorpresa ci aspetta nel Elimination Chamber riguardo il suo annuncio assieme ad Earn Emor nei confronti di qualcuno, per qualcosa che davvero ne varrà la pena di assistere. Qui varrà la pena di assistere. Questo invece è l'ingresso del campione WWF Verdi. Sì, una puntata comunque bella dal punto di vista dei match. Certo, i segmenti non è che ce ne siano stati molti, ma ormai siamo in vista di Elimination Chamber, tra 3 giorni, ragazzi, tutto esaurito. Davvero un evento che si preaspetta, si preannuncia incredibile. Quello alla Jean-Louis Arena di Detroit in Michigan. Un evento davvero incredibile. E Bernie vorrà mantenere ancora una volta il titolo WWF, ma stavolta la vedo molto dura. Ha sconfitto Larry Johnson, ha sconfitto Steven, ha sconfitto per ben 2 volte niente meno che Alexander, ma ora si troverà ben altri 5 atleti all'interno dello stesso ring. Sarà un match eliminazione nel Mission Chamber, 2 uomini partono, poi dopo circa un minuto, anzi scusate 5 minuti se non erro, sono in 6, con le 4 gabbie che si apriranno dopo ogni 5 minuti. L'ultimo sopravvissuto sarà il vincitore, nonché il campione WWF. E lo stesso vale per il titolo TWF di Ben. Il giapponese, il malato terminale Ben, che sicuramente ha riconquistato il titolo alla Royal Rumble, ma tra 3 giorni potrà benissimo riperderlo. Beh, secondo me Ben ha avversari tosti ma non imbattibili, mentre Berbe
che c'è gente, insomma, Slagon è vero, un match così può far bene. Poi c'è Alexander, ce ne sono molti altri che possono far bene, come FMO, Stefendro anche, quindi attenzione. E l'ultimo membro di questo quartetto, di questo tag team match che concluderà questa puntata di Rising Sun, Alexander. Insomma, sono, sì, Slagon un po' più pesante, ma FMO Simark un po' così, dal punto di vista della potenza fisica, Benny può anche sovrastare Alexander, dunque è davvero difficile dire se Benny possa riuscire a farcela, perché è un match dove anche il faticamento conta molto, la fatica, la durabilità, quindi la resistenza fisica. Dunque è importante anche questo aspetto. Tra l'altra parte ci sono questi massimi, beh, c'è Ben, c'è Apocalypse, c'è Mr. Gufo, dunque c'è tutt'altra carnagione, veramente c'è tutt'altra carneficina. Bello bello intanto qui. Infatti Alexander, che ormai conosce a menadito questo Ben. Alexander che nel lontano 2018 è riuscito a sconfiggere Ben, lo vedremo nella puntata della, se non erro, della Draft Lottery. All'epoca c'era la TWF, c'era il mese di maggio se non erro. Poi Bernie perse anche il titolo, venne privato, no, del titolo WWF. Invece stavolta Alexander non è riuscito almeno fino adesso nel suo intento. Poi vedremo se la Mission Chamber riuscirà a vincere finalmente il titolo WWF. Entra Ben qui. Ben, attenzione qui, Alexander sfrutta la sua maggiore esperienza. Running Bulldog. Sì, Alexander vuole tenere il campo, però forse adesso dice no, allora che diamo il cambio al suo nemico, ovvero Apocalypse. No, attenzione. Ben non è lì a correre le biciclette. Allora, mamma mia, Ali Yo Bomba. E Power Slam qui, mamma mia ragazzi, che botta. Approccio dritto di Alexander. Oggi sta dimostrando di essere un grande lottatore Alexander. Fino adesso ottimo, ora entra Apocalypse però. Sì, vediamo se davvero Apocalypse mi sembra un po' più magro. Non so se è vero, però forse è la maglia che lo,
mantiene così, però mi sembra un po' più magro del solito, un po' più slanciato, un po' più magro, ecco. Sì, veramente ha perso qualche chilo. A poco, si anche dalle gambe, guardate che differenza. Beh, comunque grande lo stesso Apocalypse, ma non via qui! Lo mette giù con una spallata semplicissima. Apocalypse è forte proprio per questo, perché da un momento all'altro ti tira fuori una manovra che può stenderti. Oh, però Ben qui, a proposito di essere stesi, c'è Ben che li lancia da una parte e dall'altra, gli scaraventa al suolo, una terribile, terrificante facilità. Oh, adesso però Bernie e Ben si aiutano, anche un po' scorrettamente, però l'arbitro non gli retribuisce. Alexander si irrita un po'. Oh, Apollo stavolta va a segno, però è molto discontinuo Apollo, ora riesce a fare due manovre, se così possiamo chiamarle, insomma. E poi ancora prova a strangolarlo, Apollo più rissoso e meno potente fisicamente, insomma. Attenzione, Apollo se la può prendere, c'è un step assurda, è modificata quasi. Attenzione, 1, 2, e c'è Bernie, qua ci sarebbe stato il 3, qua ci sarebbe stato il 3. Ma ve l'ho detto, da un momento all'altro questa Pogonza può tirarti fuori una manovra assurda. Va con questo vertical suplex. Attenzione. Oh, stavolta la Chokeslam segue Berdi dal paletto. Mamma mia, che forza. Qui però non ha avuto, secondo me, il coraggio di schienarlo. Sì, anche poco gli si è fatto il suo ruolo, dai. Sì, Berdi un po' deludente, diciamo un po' la verità. Tizio che a poco lo sa, tentava forse di prendere anche lui, ma Berdi chi lo prende? E lui a prenderlo per il Tom Stop and Drive, non ci credo, non ci credo, incredibile. Ma non lo schiena, ci mette un po' troppo. Ecco, Alexander avrà tutto il tempo per intervenire. Attenzione, 1, 2, infatti c'è Alexander. C'è Alexander che glielo proibisce. È una sfida tra mostri. L'abbiamo vista a WrestleMania a 35, scusate, una sfida del genere. Attenzione qui, Ben Choppa, mamma mia. Alexander qui lo prende al volo, no! C'è la DDT. È un Bernie in grande condizione, vuole dimostrare di poter vincere anche questa volta, di non poter mai perdere. Mamma mia, poi leg drop, mamma mia, dopo questa DDT Bernie forse è pronto per la Chokeslam, ragazzi. Eh sì, Chokeslam in arrivo, no! Alexander, però tutto lo conosce bene. Attenzione, Alexander alle spalle. Ma Bernie lo blocca, la ferra e poi lo fa getto di una United Slam. Eh beh, salta, c'è Thompson. Eh sì, c'è Thompson. No, attenzione, Alexander qui vede il tutto. C'è Thompson di Alexander. Già ce l'ha fatta vedere una contromossa del genere. Stavolta però vuole chiuderlo davvero. Vuole davvero chiuderlo. Ha chiuso il rec. Qui vende intervenire, attenzione! Bernie sta per cedere, non ci credo, Bernie qui sta per cedere! E arriva Ben! Oh, Bernie sta per cedere, clamoroso! Alexander sta riuscendo nell'intento di una vita, però Chokeslam qua se la becca lui, Chokeslam! Lo va a chiudere, non ci credo! 1, 2, e non c'è 3 perché c'è Apocalypse, ma non si può così. Power Slam di Alexander, no dai, non è possibile. Qui Apocalypse è stato molto bravo. Alexander qui tenta lo schieramento. 1, 2, vedi, c'è kick out. Venna molto lento Venna, attenzione. Alexander, alle gambe, aia, d'accordo, ecco, mira anche lì. Il Bernie oggi potrebbe rischiare di scrivere la storia in negativo.
82, beh, provato un po' troppo con Bernie. Attenzione però anche la sua Hell's Gate.